Ninth Wave, ciao a tutti, è un'azienda che fa produzione di ruote con base olandese, con diverse caratteristiche molto interessanti, in quanto è un prodotto finalizzato e destinato alla ricerca delle massime prestazioni, con standard di produzione e di affidabilità massime. Infatti Ninth Wave nasce in Olanda nel 2014 e finalmente, dopo anni di sviluppo, è disponibile in Italia. Si parla sostanzialmente di una gamma prodotti con cerchi in carbonio composito che vanno dalla mountain bike, utilizzo cross country, enduro, gravel, strada, road e e-bike, per ogni sua specialità. La gamma è molto ampia, quindi per quanto ci concentriamo un po' sulla mountain bike, intanto perché poi Francesco è qua perché Andreani è distributore per quanto riguarda l'Italia e quindi ci darà poi le informazioni necessarie per trovare questi prodotti. Sostanzialmente la gamma mountain bike sposa ampiamente la filosofia del cerchio wide, quindi largo, proponendo un cerchio da 29 nella Yarrow, che è la ruota a cavallo di battaglia, chiamiamolo così, quindi con 1400 grammi, con poco più di 1400 euro, una ruota da 29 con garanzia a vita, con mosto DT a scelta tra il 350 e il 240, fino ad arrivare al cerchio, a questa, la Yarrow SL con cerchi con raggi Bird, quindi in Dyneema, ruota da 1000 grammi per utilizzi XC con garanzia a vita. E quindi la gamma è ampia proprio per le caratteristiche dei cerchi, in quanto è disponibile in due, tutti i prodotti sono disponibili in due laminazioni, e c'è una differenza anche di brand, perché Ninth Wave è il brand destinato alla gamma prodotto con mosti 350 e 240 e carbonio di laminazione T800, mentre quando ci spingiamo su laminazione con un T più elevato, quindi caratteristiche di rigidità superiori e maggior leggerezza, la ruota diventa Ninth Fault, ok? Quindi come brand di alta gamma e di nicchia. Ruote performanti, sapete che le utilizza Vanzini nel suo team ufficiale per correre, e Enrique utilizza proprio raggi in fibra, quindi questi Bird che stiamo vedendo. Le linee fuoristrada e off-road sono due, ci sono cerchi a profilo tradizionale, quindi su cui è stato anche studiato l'SL, appunto, che è il più leggero in assoluto, in quanto il solo cerchio è 275 grammi, che ha un profilo standard, rapporto tra altezza e larghezza, mentre sulla produzione degli altri articoli, per esempio c'è la gamma Flex, dove si è scelto di avere un profilo molto più basso, a 18 mm, ed è in opzione larghezza 30 o 35, proprio per conferire alla ruota il massimo assorbimento possibile. Quindi sempre prodotti race che vanno scelti in base alle caratteristiche del rider o dei percorsi che vogliamo affrontare con la nostra bici da cross country o down country, che si chiama adesso. Vi invito chiaramente a studiare tutto sul sito, perché è veramente molto ampio, però chiederei a Francesco intanto come possono trovare questi prodotti. Salve a tutti. Allora, sul sito della Ninth Wave c'è tutta la gamma, ha un ottimo configuratore, infatti vi consiglio di dargli un'occhiata, perché lì troverete vari modelli, potete scegliere i vari mozzi e i vari canali, quindi vi esce tra virgolette già il cerchio che voi desiderate. Poi sul nostro sito potete tranquillamente fare l'acquisto o tramite il vostro rivenditore di zona. Su entrambi i siti a breve troverete tutta la linea dei rivenditori. I prezzi variano a seconda dei modelli, più che altro da come uno l'assembla, però se parliamo tipo mountain bike, la Yarrow con un mosso DT 350, ruote da 1,370 kg circa, parliamo di 1400 euro a pubblico, quindi più IVA. È una ruota molto allineata sul mercato, anche sotto la concorrenza, sì, la concorrenza è un pelino più alto su quella gamma qualità-prezzo. Il top di gamma, tipo questa qui, la Ninefold Yarrow SL montata con il raggio in Dyneema, si vogliono 3300 euro circa, parliamo di un chilo di ruote, ma lo stesso prodotto, identico e preciso, con raggi in acciaio, siamo a 2400 euro, 900 euro in meno. È con 100 grammi in più fondamentalmente, però qui è un prodotto proprio di nicchia, e questo tipo di montaggio si possono avere sia sulle Yarrow SL e anche sulla linea Flex 30 e 35. Ci danno fino a 7 anni di garanzia più il crash replacement. Da oggi abbiamo deciso di allungare la garanzia a vita, quindi essendo un prodotto di alta gamma c'è la garanzia vita su qualsiasi prodotto. Naturalmente, come tutti i prodotti, va fatta la registrazione sul sito, la garanzia è solo al primo acquirente.